sinceramente non lo so, ma ho un'idea più o meno che sono dei contestatori, non so di cosa. Sono, se non erro, di destra e estrema destra, per essere più precisi. Neofascisti, neonazisti. Questa è l'immagine che ho di Casa Pound. E se non sbaglio è tipo anche un filone politico comunque, che tentavano di vincere le elezioni, se non sbaglio, a Roma. Vuole Casa Pound, è Casa Pound, questa qua è la roba bella, altro che Casa Pound. Un'organizzazione neofascista che ha un programma assolutamente antidemocratico, xenofobo, omofobo, e che certamente questa manifestazione oggi è veramente uno schiaffo alla città, secondo me. Ma sinceramente non sono né contro né a favore. Trovo sbagliato il fatto che le due fazioni siano insieme nello stesso giorno. Questo è quello che potrebbe, cioè non ho paura, cioè non penso che siano cattivi negli uni negli altri. Oggi speriamo non aggressivo. Ma mi fa paura il fatto che siano assieme. Lì potrebbe, quello è il problema per il quale potrebbe nascere qualche scontro, secondo me. Una così bella città rovinata è veramente un peccato. Casa Pound ci ha rovinato un po' il lavoro oggi, ci ha rovinato il mercato, perché la gente non esce, ha paura. So che puntano tutto sul sociale e tendono a puntare ancora una volta sulla storia e puntano sulla... È giusto che chiedano sta roba, ma senza violenza. Ma ti dico la sincera verità, non sto seguendo molto quello che sta succedendo attualmente nella loro politica. Sì, certo, case agli italiani, case a tutti quelli, diciamo, che hanno bisogno di avere un tetto di cui stare, quindi anche agli immigrati, a chi ha bisogno. Quindi, a parte i principi base di quello che so che è la destra e quello che so che è l'opposizione alla destra, altro non lo so, sinceramente. Classici punti della destra estrema, quindi. In Italia ci sono migliaia e migliaia di case sfitte, quindi non vedo perché non debbano essere riconosciute a tutti quelli che hanno diritto, non esclusivamente agli italiani. Questo primato lo trovo assolutamente, veramente demagogico. Sì, credo siano contro l'immigrazione, appunto a favore del aiutare di più le famiglie italiane. È una politica che divide, diciamo, sotto ogni fronte, diciamo, assolutamente. Assolutamente divide. Stanno cercando di unire, speriamo che riescono. Il corto di oggi di Casa Pound, non l'abbiamo visto in realtà. Dipende dai punti di vista, probabilmente per le persone che la pensano come loro, logicamente è un punto di unione per gli italiani, per chi la pensa diversamente a volte si creano degli allarmismi e potrebbe anche dividere. È una politica evidentemente di divisione.